Buongiorno, siamo a Pistoia, più precisamente in via Enrico Bindi, nella piazzetta di Monte Oliveto, dove sta per avere inizio una importante manifestazione riguardo alla prevenzione dei tumori al seno, organizzata dall'associazione Voglia di Vivere. Andiamo a vedere quello che sta succedendo. Signora? Capecchi De Anna, presidente. E poi abbiamo la signora? Daniela Giovannelli. Allora, signora De Anna, cosa succede questa mattina? E soprattutto, qual è il suo ruolo in questa manifestazione? Allora, il mio ruolo in questa manifestazione è di volontaria. Nel ruolo dell'associazione sono la presidente. E questa mattina c'è un evento importante, che siamo giunti alla nona edizione, ed è un evento, la camminata in città, per sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione del tumore al seno, ma sulla prevenzione in generale, e su un comportamento di uno stile di vita sano. E cosa facciamo? Raccogliamo fondi anche per finanziare i servizi a malati oncologici che la nostra sanità non riesce a erogare. Ecco. Vediamo una forte affluenza, anche se siamo soltanto agli inizi. Qual è il suo parere? Sì, in effetti è quello che speriamo, perché che tempo ci assista e che vada tutto bene. Una manifestazione che vedo che ha un programma ben nutrito per quanto riguarda la giornata di oggi, di domenica, che si svolgerà anche nel pomeriggio. Sì, nel pomeriggio al parterre ci sarà la premiazione del concorso delle sfumature di rosa dell'anno scorso, e del concorso fotografico, scusa, dell'anno scorso. Poi ci sarà anche l'intervento del signor Mati, che parlerà del verde, di quello che cura. Infatti la nostra camminata di quest'anno è proprio improntata al verde che cura. Al verde che cura, può essere un po' più precisa? Cioè, stare all'aria aperta, nel verde, è proprio una cosa che cura non solo lo spirito, ma anche... Cosa aspettate di andare in macchina a fare una girata? Sì! No, vogliamo andare a piedi! A piedi? Sì, perché la camminata deve essere a piedi. Le camminate si fanno a piedi. Sì, sì. Questa bella macchinina gliela farei anche... Comunque anche questa bella macchinina è pregio di tutte le associate che hanno contribuito a fare questi lavori per poter addobbare questa bella macchina. Sono lavori e ricami fatti a mano? Sì, 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 tutto fatto a mano, tutto uncinetto fatto a mano. Questi l'ho fatti tutti io. L'ha fatti lei? Sì. Questa parte qui sì. Vogliamo ridere anche noi, di che cosa state parlando? Stiamo parlando di un'icona della Frida Kahlo. Icona, che parolona, che vuol dire icona? Che per noi è la nostra immagine, il nostro gruppo. Il gruppo sarebbe? L'associazione Voglia di Vivere è un gruppo che riunisce le donne operate al seno. Quindi noi siamo molto legate alla sua immagine, perché lei è stata una donna che ha molto lottato. E noi ci medesimiamo anche lei, non siamo alla sua altezza. Di chi sta parlando, scusi? Della Frida Kahlo. Della? Frida Kahlo, Frida Kahlo, una pittrice. E poi che la truccata, molto addobbata. Bene, comunque questa oggi è una giornata dedicata in generale alle associazioni, come a Viva Vittoria. Poi troverete all'interno del chiostro anche le altre associazioni di volontariato, tra cui Avis, donazione di sangue, di cui io faccio anche parte. E quindi invito tutti a visitare e a ritrovarsi anche oggi pomeriggio al parterre. Noi abbiamo parlato con... Io sono Lidia Bevilacqua. Allora, signora Lidia, buona camminata. Grazie, senz'altro. A tutte e quattro.
Accanto a noi la dottoressa Celesti, nonché vice sindaco del comune di Pistoia. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi. A cosa dobbiamo la sua presenza? La dobbiamo innanzitutto perché sono una donna, poi perché sono una ginecologa e poi perché ovviamente rappresento anche non soltanto il comune di Pistoia ma anche la presidente della Società della Salute, che appunto è impegnata fortemente nella prevenzione oncologica per quanto riguarda anche i tumori femminili. In questo caso parliamo di tumori alla mammella che per fortuna e grazie soprattutto alla ricerca ma anche alla migliaia di professionisti che sono in campo e soprattutto per quanto riguarda la prevenzione grazie alle associazioni come Voglia di Vivere, che possiamo dire che il cancro alla mammella, pur essendo ancora oggi uno dei tumori che colpisce maggiormente le donne, grazie alla prevenzione o meglio alla diagnosi precoce, non solo è migliorata la qualità della vita delle donne che ne sono colpite, ma anche la sopravvivenza. Quindi una giornata importante, una giornata di festa, dove appunto vogliamo testimoniare che il tumore maligno alla mammella non è quell'oggetto misterioso e pericoloso che ciascuna di noi pensa quando si tocca una mammella di poter essere una potenziale malata, ma in realtà diagnosi precoce, si lotta e si vince, grazie a Voglia di Vivere. Questo tipo di malattia, dottoressa, come intensità, come diffusione, sta aumentando o regredendo? Ma il fatto che i numeri in assoluto dicono che sia aumentato è dovuto anche al fatto che, come dicevo prima, c'è una diagnosi precoce, quindi quanto più ci si sottopone agli esami preventivi, che sono ovviamente la mammografia, l'ecografia e anche per quanto riguarda le donne l'autopalpazione, prima si fa diagnosi, soprattutto si riesce a individuarlo e quindi tanto meglio, migliora la qualità di vita e la sopravvivenza. I numeri in assoluto sono anche dovuti al fatto che c'è una maggiore capacità di fare diagnosi oggi. Buongiorno, accanto a me la dottoressa Beatrice Di Biasi, psicologa, che è una colonna dell'associazione Voglia di Vivere. Dottoressa, il motivo di questa sua presenza oggi qui a Pistoia? Il motivo è di accompagnare il gruppo di crescita personale che noi abbiamo all'interno dell'associazione, che raccoglie tutte le signore che hanno attraversato questo periodo di malattia e che dà loro l'occasione di creare una rete per sentirsi insieme, per sentirsi solidali l'una con l'altra. Quindi le ho accompagnate, il nostro gruppo si chiama Evergreen in Pink ed è, diciamo, la manifestazione della solidarietà che si crea all'interno del gruppo e dell'associazione. Lei come psicologa, qual è l'ostacolo più difficile da far superare ai suoi pazienti? Allora, l'ostacolo più difficile è intanto la prima fase, la diagnosi, diciamo che ovviamente lascia le signore in preda all'ansia, al panico, fino a che non c'è proprio una definizione del percorso. Una volta iniziato il percorso, diciamo che il fatto di sentirsi accudite, il fatto di sentirsi sostenute da tutti i medici, dall'ospedale e dall'associazione, le fa sentire sicuramente più protette. E quindi diciamo che la fase peggiore è proprio l'inizio, la fase diagnostica. Ha un aneddoto particolare che l'ha colpita, di cui ci vuole condividere con noi l'esperienza? Ma allora, più che un aneddoto, una cosa che mi ha sempre tenuto negli anni all'interno di questo percorso. Sono tantissimi anni che io lavoro qui, le persone mi chiedono perché e io rispondo sempre perché la malattia offre un'occasione. Comunque io quello che ho visto nel corso degli anni è l'evoluzione delle persone che si ammalano e dei cambiamenti che fanno. Cambiamenti anche in positivo rispetto ai propri valori, rispetto alla propria vita, ed è quello che io considero, diciamo, la parte bella della malattia, e questo è l'aneddoto che ho sempre visto in tutti i percorsi che ho seguito. Mi permette di essere un po' provocatorio, a volte voi psicologi siete visti
sotto una luce, come dire, quasi, non dico negativa, però che dà adito a sospetti o a sfiducia. È vero, questo è vero, molte persone si affacciano al primo colloquio con molte perplessità, dicono mi hanno mandato qui, i medici mi hanno mandato qui, poi la maggior parte rimane perché comunque è un'occasione per esplorarsi, per conoscersi e ovviamente nessuno li obbliga, è una possibilità, un'occasione che noi offriamo a chi ha voglia di accoglierla. Ma parliamo dell'associazione un attimo, questa voglia di vivere, cos'è che fate? Ha tantissimo, parte dalla parte di prevenzione, quindi a tutti diciamo i medici che si occupano della prevenzione, alla parte proprio di riabilitazione, quindi con l'occasione di moltissimi laboratori che sono il laboratorio della creatività, il gruppo del cammino, il gruppo di crescita personale, il gruppo di yoga, cioè offre un'occasione di ritrovo e di socializzazione alle persone che sono entrate nel percorso della malattia. E per chi vorrebbe entrare in contatto con voi, come deve fare? Può recarsi in via Gentile, fare la nostra tessera associativa oppure conoscerci proprio all'interno del percorso dell'ospedale. Quindi sono due occasioni, o direttamente all'associazione o attraverso l'ospedale dove noi forniamo il servizio di supporto psicologico, oltre che al servizio della consulenza d'immagine e tante altre iniziative che noi facciamo all'interno dell'ospedale. La ringraziamo, dottoressa. Buona giornata. Grazie, arrivederci. Buongiorno, noi siamo accanto alla signora Bargiacchi Lori. Signora Bargiacchi, lei purtroppo è stata colpita dal tumore al seno. Sì, 4 anni fa. E come se n'è accorta? Diciamo con lo screening, io andavo ogni 2 anni e purtroppo l'ultima volta hanno trovato questo piccolo nodulo e mi è stato tolto purtroppo anche durante la pandemia, perché era il 2020 di maggio. Sono stata operata alla Villa Donatello perché a Pistoia era tutto chiuso, era tempo di Covid proprio all'inizio. E attualmente la sua situazione, il suo stato di salute com'è? Abbastanza buono, ho fatto le radio, non ho fatto le chemio perché era in situ. A livello, come dire, di psicologico, come ha affrontato questa situazione? Purtroppo ho avuto bisogno di un aiuto della psicologa, perché inizialmente già il periodo che ci aveva un po' messo addosso tanta paura, il Covid, rinchiusi in casa, mio marito ha 82 anni, io ne ho 74, insomma avevamo tanta paura, un amico è morto e quindi non l'ho affrontata bene, ho avuto bisogno della psicologa. Cosa si sente di dire ai nostri spettatori? Di fare prevenzione, di andare allo screening quando vengono chiamate, perché è molto importante, molto. La ringraziamo. Salva la vita molte volte. Buona giornata. Grazie. Buongiorno, buongiorno, non fuggite, vieni amico mio. Allora, cosa succede questa mattina? Buongiorno. Buongiorno. Anche quest'anno, come tutti gli anni, grazie all'associazione Voglia di Vivere, ci incontriamo per questo evento che riunisce tutte le donne a Pistoia per una camminata tutte insieme. E l'associazione Voglia di Vivere puntualmente la prima domenica del mese di ottobre, proprio per la prevenzione al tumore al seno, riunisce le donne della cittadinanza e delle zone anche limitrofe per questo bel incontro, per incentivare proprio la prevenzione. Ma noi stiamo parlando con la signora? Sono Mariella e lavoro all'interno dell'oncologia di Pistoia. Riparto dell'oncologia, quindi c'è un cordone ombelicale non indifferente con queste manifestazioni? Sì, sì. Trattando appunto le pazienti oncologiche, noi collaboriamo molto spesso con l'associazione, perché non solo nel mese di ottobre ma proprio durante tutto l'anno è piena di iniziative, offre tanti servizi per le donne e questo è un grande aiuto per tutti gli operatori sanitari
qui abbiamo un'altra rappresentante del reparto di oncologia dell'ospedale San Jacopo di Pistoia. Abbiamo la signora? Sono Ornella, sono un'infermiera dell'oncologia, partecipo volentieri questa mattina a questa iniziativa che è importante, cioè essere vicino a donne che hanno avuto un trascorso di malattie e che vogliono comunque ripartire, ricominciare a vivere una nuova avventura dopo questo intoppo che può succedere nella vita, che possono arrivare queste cose, quindi è bene essere tutti insieme vicini, le cose si affrontano meglio. Ecco, ma questo tipo di, io l'ho chiamato intoppo, questo tipo di patologia, mi riferisco al tumore al seno, ecco, si è diffuso nella nostra regione, nella nostra nazione? Sì, purtroppo sì, sono sempre in aumento i casi, anche nelle giovani donne. È una patologia che però ci fa ben sperare, perché ci sono anche tante possibilità di cura che una volta forse non c'erano, e queste donne hanno veramente, come dice l'associazione, voglia di vivere, di continuare nonostante la patologia. Cioè, noi non siamo la malattia, ma siamo, la malattia è una cosa che può arrivare, ma che comunque non ci deve frenare nella nostra vita, nella nostra voglia di vivere. Ma al punto d'oggi, nel 2024, a che punto è la medicina nel trattamento di questi casi molto gravi, direi? Allora, sicuramente le cose vanno sempre migliorando, si va sempre avanti con la ricerca, però queste forse sono domande che è bene fare a chi è il più competente di me, che sono appunto i medici, forse sanno dare una spiegazione. I medici a volte sono un po' troppo professionali, sono un po' asettici, mentre a noi interessa anche la parte più emotiva della persona. Lei comunque è un'infermiera. Sì, sono un'infermiera. Quindi ha contatto con malati. Certo, sì, forse noi abbiamo questo privilegio di stare molto coi pazienti rispetto magari a altre figure sanitarie, altri operatori sanitari, quello sì. Ovviamente va, la patologia non è solo il male localizzato lì, ma noi dobbiamo avere una presa di una cura che è globale a 360 gradi, cioè noi dobbiamo guardare la persona e non solo la patologia localizzata in un certo punto. Ma dal punto di vista psicologico qual è l'ostacolo più, diciamo, ostativo da superare per quanto riguarda una persona affetta da questo tipo di patologia? Mi risponde lei? Lo stato psicologico comprende un po' tutte le attività di vita, ma soprattutto nel tumore al seno le terapie oncologiche incidono molto anche sull'aspetto fisico della donna, per cui anche per la caduta dei capelli. E tra l'altro in ospedale abbiamo provveduto anche a inserire un sistema che permette, ecco, di evitare almeno nella maggior parte dei casi anche la caduta dei capelli. E poi l'aspetto fisico, che comporta una terapia chemioterapica, logicamente l'aspetto della pelle, tutto l'aspetto dell'immagine. E anche per questo l'associazione Voglia di Vivere ha pensato anche all'immagine proprio della donna, istituendo delle attività che vengono incontro a questo per avvivare l'immagine. L'associazione Voglia di Vivere, e di che si tratta? L'associazione Voglia di Vivere ha istituito all'interno proprio dell'ospedale un'attività con una terapia estetica, diciamo. All'interno dell'ospedale? All'interno dell'ospedale San Jacopo di Pistoia, dove appunto c'è un operatore che viene supportato dall'associazione, che attraverso delle sedute settimanali accoglie le donne che vogliono frequentarlo, accoglie le donne per vedere di costruire un'immagine nuova durante questo percorso di terapia, e l'aiuta appunto nel trovare il colore giusto, perché appunto l'aspetto psicologico incide tanto in questo percorso, e quindi il morale è a terra, il fisico ne risente, e allora viene aiutato attraverso delle strategie che possono essere anche banali, ma aiutano moltissimo, come mettere un foulard, come usare i colori, e questo
ho visto che trova tanta adesione nelle donne, specialmente donne che sono anche sempre più giovani. La ringraziamo, buona giornata. Voi, grazie. Anche di qua, anche di là, 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 di là